armonia. Auguri al Natale PD. Giornate dell'Alfa Natale Bimbi di Pomigliano d'Arco, un'iniziativa già sperimentata negli stabilimenti Fiat, ma presa per la prima volta dall'Alfa dopo l'ingresso nel gruppo della casa automobilistica torinese. Sotto la palazzina della direzione un parco giochi, un maxi presepe, gli eroi di Walt Disney e come attrazione principale il circo di Darix Togni, poi pacchi dono e musiche del coro di 30 bambini, figli dei dipendenti di Pomigliano. In una cornice di suoni, luci e colori si sono aperte le porte dello stabilimento Alfa Lancia di Pomigliano alle famiglie dei dipendenti.
l'intera manifestazione organizzata per la prima volta nel napoletano ha trovato in tutti i partecipanti stupore e meraviglia. Notevole successo si è riscontrato da ciò che la festa offriva. Un insieme di elementi tradizionali sottolineati da una musica scritta appositamente per spiegare nelle sensazioni che produceva il vero significato della festa stessa. Allegria, armonia, auguri. Una cometa lunga 40 metri, posta sul grattacielo direzionale, guidava i visitatori verso una scenografia irreale. Un paesaggio orientale, evidenziato maggiormente dalla presenza di tre palme naturali, accoglieva la capanna del presepe. L'architettura rurale, descritta nelle forme più semplici da un'attenta ricostruzione, offriva giusto riparo ai personaggi della Natività. Ogni espressione, ogni tratto, ogni curva di Maria, San Giuseppe, il Bambino e gli altri personaggi diffondeva i sentimenti e le emozioni che sono state necessarie per la scultura. Un lavoro eseguito con tecniche improvvisate, mezzi di fortuna e notevole capacità creativa. La materia prima, il polistirolo espanso, tutto il resto fantasia, protesa in uno sforzo collettivo unico, ovvero dimostrare a quanti non conoscevano il mondo del lavoro che la fabbrica può offrire anche momenti di divertimento, tradizione e piacere. Thank you.
visita al presepe, gli spettatori sono stati attratti da un Babbo Natale su una maxi slitta e da tanti altri in costume in versione naturale, pronti a donare caramelle, popcorn, bibite e bevande. Della distribuzione pacchi dono, gentili signorine in veste di hostess offrivano ai bambini dei dipendenti regali e auguri di Buon Natale. Di allegria è stata sottolineata dalla presenza in fabbrica dal circo Darix Togni, che in 18 spettacoli distribuiti nei 5 giorni della manifestazione ha offerto a 55.000 persone un'immagine del circo a dimensione umana, molto adatta a bambini, lontano dagli schemi eclatanti dei grandi show americani, tuttavia ricco di interesse e novità. Mentre riecheggiavano le ultime note di una canzoncina di voci bianche, si leggeva sui volti della folla dei visitatori l'espressione di allegria e armonia, proprio come le parole della sigla della manifestazione.